Francesco, io comincerei però su questo, perché stamattina ho trovato su Twitter e altrove una serie di messaggi che C'hanno ragione. riguardavano questo. Allora, Francesco, dici pure intanto, dici pure cosa è accaduto e poi però andiamo su No, cosa non. succede molto rapidamente, succede che la vita del radiocronista spesso non è così semplice, per cui uno può capitare a una persona come me, può capitare, specie se vecchio rimbambito come me, può capitare di fare delle toppe. Io ieri ne ho fatte due abbastanza gravi. Una che ho chiamato Ramsay Gordon quasi tutta la partita, fino a quando non mi sono ricordato che si chiamava Aaron. Che non è male. E poi, sai quando ti entra in te, cazzo, cioè Gordon, ma perché? Poi mi ha detto, ma perché Gordon? Ma, per cui sembrava, capito, Aaron Flash, mi ha detto, mi ha mandato Diego Antenozio, tipo una crasi perfetta, la sintesi perfetta. E quindi il mio amico Diego dalla federazione mi ha preso per quello, giustamente, però Ma poi è l'hai vero, è scoperto, giusto. ma l'hai scoperto poi perché lo chiamavi Gordon? Sì. No, no, Cioè, perché Gordon Ramsay. probabilmente era una fase di priapismo mentale e quindi non. No, ma dico, Niente, quindi hai collegato poi chi sia Gordon no, col Ramsay. cuoco, no, non c'entrava Sì, niente, non ci esatto. pensavo proprio. No, 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 io manco sapevo che esisteva un cuoco che si chiama Gordon Ramsay, io Storia disconosco meravigliosa. queste cose, proprio non, cioè non, No. per me, ecco, la risposta Vabbè. sempre è quella che dava il mio amico Valentino Morante. Hai visto quel film che lui rispondeva, con chi gioca? Cioè, gioca in una mezzala, in una punta. Io più di quello non vado, insomma, più oltre questo non vado. Per cui, questa è la prima. Però questa non è stata accusata, non è sintomatica del potere No, juventino che ti domina. no, Invece no. vai. La cosa invece, il potere collettivo di nomina è, secondo alcuni illustri pensatori, che praticamente io all'inizio ho detto, ecco qui, vediamo qua Andrea Pirlo, che la Champions da giocatore, e mi veniva da dire, perché nel momento in cui lo dicevo, avevo in mente l'abbraccio di Pirlo con Messi a Berlino la sera e quella faccia che esprimeva quel pensiero, quel concetto, non la vinco mai più con la Juve. E quindi che da giocatore non l'ha mai vinta. Quindi che cosa è successo? È successo. Ah! A parte che è una cazzata che ho detto, e ovviamente va trattata come tale, cioè come una grossa cazzata. Però cioè, vuol dire, è stata amplificata, come dire, è stata allargata. I confini della cazzata si sono estesi oltre le colonne d'Ercole, perché hanno detto che io praticamente ho voluto dire che da giocatore non l'ha mai vinta, nel senso che se non l'ha vinta con la Juve, non l'ha vinta con nessuno, nel senso tu sei della Juve, odi il Milan. Ora, a parte che io sono della Roma, come tutti sanno, e né della Juve né del Milan, cioè, io ho avuto il dono della fede, sono stato evangelizzato da bambino e quindi, cioè, guardo gli altri, ovviamente, con un senso di superiorità, evidente, che è un complesso evidente di superiorità, è scontato e legittimo. Beh, i Però, a risultati ti parte danno ragione. questo, no, no, ma non so, io non c'ho manco bisogno di quelli, capito dov'è la Anche superiorità? perché se ci avessi bisogno di quelli Io sarebbe mi un sveglio problema. ogni mattina e dico ho vinto. Sono della Roma, ho Questo è vero, vinto. non perde mai, però Quindi, non ha dubbi. dopodiché, cioè, a parte non me ne frega, ma giusto punire la cavolata, perché l'ho detta ed è un errore grave di distrazione. Ora io giuro a tutti coloro i quali hanno la bontà e la pazienza di seguirmi, che lo so che Pirlo ha vinto le Coppe dei Campioni con l'altra maglia. Cioè, mi sembra di ricordarlo. Però anche perché voglio dire, poi Andrea, non posso dire che è un amico perché non è un amico, però è una persona alla quale sono molto vicino, Andrea Pirlo, quindi è una persona che ammiro, rispetto in tutti i modi. Ci sono anche dei legami di amicizia col mio cugino omonimo a Torino, che fa l'avvocato e che gli cura delle cose, per cui figurati, un rapporto proprio è. Ma detto questo, quello che un po' mi fa, perché la tesi è il complotto per cui hai dimenticato apposta che ha vinto le coppe col Milan perché hai interesse che si parli solo della Juve. Cioè, questo mi sembra francamente, non so, c'è una signora però, non No, so, no, farsi le fregatene, pippe con gli anelli di ferro, non so come dire, non, una cosa di questo tipo. Io non, boh, tra secolo, però mi fa molto ridere, poi sai, non me la prendo, mi fa tutto, mi Francesco, scalfisce, a ti 60 anni quasi tutto mi scalfisce poco, insomma. guarda, qua in tanti stanno commentando uno interessante che trovo, diceva il fatto che Repice, un commentatore come Repice, debba giustificare questa tra virgolette gaffe, spiegando che non è un complotto dei poteri bianconeri, dimostra lo stato di alcuni giornalisti, non di tutti in Italia. Stiamo alla Perché, follia totale. ragazzi, qua non sono i tifosi, ripeto, il tifoso ne approfitta, anche lo juventino, se il giornalista sbaglia poi si scatena. Questo succede. Il problema sono dei giornalisti, per questo ora coinvolgerò subito Federico e Pietro su questo. Però prima, Francesco, un parere a te lo devo chiedere. Io lo so che a te non te ne frega niente di questi disperati. Sei uno che
cui passano sopra. No, ma, no, ma e non sinceramente... sei su Twitter, e non sei su Twitter, però ci sono, e tu lo sai, o lo no, me l'hanno mandato, mi hanno mandato il tweet di Ziliani, che io però...